Judo, Matteo Marconcini, promosso in quota continentale. È il quinto judoka per Rio. Karate, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà la prima volta? Judo, il campionato italiano esordienti B. Judo, a Madrid Carola Paissoni è argento. Ben trovati con Filcam News. Partiamo con un'ottima notizia per il judo. Matteo Marconcini sarà il quinto judoka a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Seppure non ancora ufficiale la comunicazione dell'International Judo Federation al CONI, l'azzurro è riuscito attraverso la quota continentale a ritagliarsi il pass per i giochi olimpici. Merito dunque al nostro atleta che ci rappresenterà nella categoria degli 81 kg, coronamento dei tanti sacrifici affrontati per aver raggiunto questo traguardo. Il judo italiano potrà contare su 5 rappresentanti, che diventano 7 per la nostra federazione, aggiungendo i due lottatori Chamizzo e Timoncini. Ascoltiamo la reazione di Marconcini. Sicuramente è stata una notizia aspettata per un certo punto di vista, per come si erano messe le cose l'ultimo periodo, perché dopo l'infortunio sono rientrato e ho iniziato a fare le gare per provarci seriamente e le 4 gare che ho fatto sono andate tutte alla grande e quindi aspettavamo questa notizia. Stamattina è arrivata l'ufficialità della cosa e ancora non ci credo, diciamo. Bisogna organizzare bene il lavoro, tutto giugno e tutto luglio bisogna fare bene le cose, bisogna studiarle a tavolino con lo staff della nazionale, con lo staff del centro sportivo Carabinieri. Faremo le cose a modo per arrivare al meglio a queste Olimpiadi e fare veramente bene. Partecipare alle Olimpiadi penso sia il sogno di ogni bambino e ragazzo che inizia qualsiasi sport. Però per come si sono messe le cose veramente ora bisogna solo crederci e provare il colpaccio e fare tutto fino alla fine. Passiamo al karate. Il comitato esecutivo del CIO ha stabilito di portare al vaglio della 129esima sessione del CIO la proposta di aggiungere il pacchetto di 5 nuovi sport al programma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La sessione decisiva si terrà a Rio de Janeiro nel mese di agosto. Tra i 5 sport rientra il karate, che vanta una significativa popolarità in Giappone e nel mondo. Che sia la volta buona dunque che il karate possa entrare finalmente nell'Olimpo degli sport. Torniamo al judo. Oltre 500 atleti hanno calcato i 5 tatami del Pala Pellicone per aggiudicarsi i titoli della classe esordienti. Alla fine della 2 giorni di gara, Fitness Club Nuova Florida e Akiyama, settimo, hanno primeggiato nelle classifiche per società maschili e femminili. I risultati nel dettaglio sono disponibili sul sito filcam.it. Ad assistere alla competizione la Commissione Federale Attività Giovanile, per osservare quelli che nel prossimo futuro saranno chiamati a vestire i colori della nazionale. Ascoltiamo quindi Alessandro Piccirillo. La gara ottimo livello, diciamo molto molto grintosi i ragazzi, tante medaglie da figli d'arte, mai capitato come oggi. Ieri tanti figli di maestri che hanno vinto medaglie, hanno vinto titoli con un buon judo. Certo, questa è un'età evolutiva particolare dove i ragazzi nel giro di un anno o 2 anni cambiano a livello fisico, quindi si trovano chiaramente ad avere poi un po' di difficoltà perché nella fase evolutiva difficoltà ci sono, però vengono quasi tutti da club già affermati, gli altri hanno veramente tanta voglia di crescere. Quando vengono in nazionale, quindi sia con gli esordienti e con i cadetti, troviamo ragazzi che tecnicamente di base già sono bravi, quindi poi diventa facile poter lavorare insieme. Poi quelli un po' più grandi tirano avanti e tirano dietro questi qua più piccoli e quindi, come abbiamo sperimentato gli altri anni, avere esordienti e cadetti insieme e farli crescere insieme è un momento ottimo per poter poi trovarci dei cadetti già pronti per fare medaglie a livello internazionale. Ancora per il judo, Carola Paissoni ha conquistato la medaglia d'argento dei 70 kg nell'European Open a Madrid, torneo che ha registrato la partecipazione di 255 atleti di 26 nazioni. Per la 22enne torinese la gara è stata sofferta dopo 3 vittorie. La finale con l'olandese Van Dijk è stata compromessa dopo 1 minuto quando la Paissoni ha incassato un Vasari e allo scadere un Anso Kumake
per aver preso una gamba dell'avversaria. Ed ora i prossimi appuntamenti. Per il judo, Salso Maggiore ospiterà sabato e domenica il campionato italiano assoluto, gara interamente trasmessa in streaming. A Modena invece, per la lotta ed il karate, si gareggerà per i campionati universitari, mentre al Pala Pellicone di Ostia andrà in scena l'Open di Jiu-Jitsu. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana con FILCAM News.